Noi siamo una piccola associazione, microscopica associazione radicale, veramente microscopica. Infatti non abbiamo negli ultimi anni fatto eventi pubblici perché era anche difficile trovare il pubblico, a parte nelle carceri dove il posto della cella non la vedere noi. E adesso siamo tutti reclusi e sono scomparsi tutta una serie di eventi che erano fatti a Milano. Milano è molto ricca di eventi, culturali, presentazioni, libri, dibattiti anche su cose, sull'ambiente, su tematiche particolari. Tutto scomparso con il coronavirus. Il PD a Milano fa ogni giorno una diretta con gli eletti, ma è una specie di filo diretto. Mi sto chiamando. Non ti sento benissimo comunque. Sono un po' più forte. Facevano questo. Per ingrandire lo schermo come devo fare? Perché io vedo due piccoli riquadri. Vabbè, è la stessa cosa, Dante. Va bene lo stesso. E allora tu adesso lo stai vedendo dentro il programma, ma nella qualcuno può allargarlo a tutto lo schermo. Se vai a guardare la diretta Facebook, io non l'allargo perché preferisco guardare anche qui i commenti. Sì, no, va bene così, dai, va bene così. Ecco, adesso qui faccio l'errore e mi parte l'audio e per cui c'è tutto. Ecco qua. Via. Vabbè. Ecco, adesso sì. Allora è tuo, devi chiudere l'audio della diretta Facebook, se no si sente la mia voce in ritardo. Sì, devi chiudere l'audio della diretta Facebook. Adesso, perché se no si sovrappongono. Allora chiudi, se non riesci a chiudere l'audio, chiudi la diretta Facebook. L'ho chiusa. Ok. Ci sentiamo su questo soltanto. Come dicevo, microscopica associazione, dato che sono scomparsi tutti gli eventi culturali, proviamo a farli noi. Ok. Maurizio, ci sei? Sì, ci sono. Ok. Prima cosa abbasso il volume di Facebook così. Toglilo, non abbassarlo, toglilo o piuttosto chiudi Facebook. Ok, va bene. Cioè, se riesci, se lo togli la cosa migliore. Sì. Il perché loro non riescono ad aprire il link del mio profilo. I problemi tecnici ce ne sono sempre nuovi. La prima serata che abbiamo fatto sono funzionate una serie di cose che la seconda non ha funzionato. Va bene, intanto comunque dimmi allora. Ecco, dirette, sto facendo l'introduzione, poi farai tu la tua relazioncina di 8 minuti e poi... No. Come? Poi ci saranno, vediamo se ci sono delle domande, ma a quelle farei rispondere direttamente Roberta De Luca, poi Roberta De Luca farà la sua relazioncina, ultimo giro di domande, risposte, vediamo, dato che se c'è qualche socio dell'associazione, vediamo anche se si riesce a sperimentalmente a farlo parlare. Secondo me è meglio che resti in ascolto in viva voce, no? E io quasi quasi ti tolgo dopo. Perché sì, tanto però quando parlo posso parlare in viva voce? Quando parli devi parlare in viva voce perché ti sto telefonando e se non parli in viva voce non ti sentiamo. No, perché in questo momento ce l'ho ritrovato, provo solo a metterlo in viva voce, così proviamo subito un attimo. Adesso sta in viva voce, va bene lo stesso? Sì, va bene lo stesso. Ok. Le dirette che abbiamo fatto finora, diciamo dopo una sperimentale, abbiamo fatto martedì sera un incontro su il ruolo dei consigli comunali in questo periodo di coronavirus, e sono delle assemblee elettive che sono state abbastanza bistrattate. Stasera c'è questo tema su Sciascia, poi vi posso già preannunciare, settimana prossima, martedì, si parla di città metropolitana di Milano,
ha dei problemi che sono simili alle altre città metropolitane d'Italia, e venerdì della prossima settimana ci sarà un incontro. Luigi Taschera parlerà di antimilitarismo, facendo un po' la storia tra gli anni 70 e 80 di questa corrente culturale e politica. C'è un link di PayPal nell'evento, se qualcuno ha voglia di donare 1 o 2 euro, li usa per fare pubblicità Facebook a questi eventi, così qualcun altro sa, al di là del nostro giro, sa che ci sono, per quanto c'è stato un buon afflusso di persone, le visualizzazioni sono state più di 100 alla prova, più di 200 al secondo evento. Ecco, dato che ci sono molti iscritti all'Associazione Amici di Sciascia, il taglio di stasera è divulgativo, per cui il nostro problema non è fare a chi conosce 200, fare arrivare 201, ma sarebbe incuriosire qualcuno che ne sa poco o niente. Tra l'altro inizio a segnalare che io ho messo un link di Bordin, di cui oggi è un anno dalla morte, tanto la manifestazione su Sciascia, ci sono altre cose dove lui parla di Sciascia, nell'archivio della radio, ma soprattutto nell'archivio di Radio Radicale c'è Sciascia. Potete andare a vedere i suoi interventi in Parlamento, per esempio. Sono stati messi anche in un libro di Manfranco Palazzolo, però forse la cosa migliore, tra l'altro in questo periodo di reclusione dove c'è la possibilità di andare in libreria a recuperare libri se uno non li ha, uno ha internet e si sente la voce di Sciascia e i suoi interventi in Parlamento e non solo quelli. Questo è quanto. Allora, adesso il programma della serata prevede 8 minuti di introduzione del professor Maurizio Pistorio, che oltre a professore di lettere è anche militante dell'Osservatorio Carceri di Lucio Bertè. Può iniziare, parla un po' forte. Sì, grazie Gianni, mi sentite bene? Lo sentite? Lo sentite? Io lo sento a tratti. Tanto buonasera anche. Se non si sente meglio così? Un po' meglio, sì. Sì, ok. Saluto Gianni e saluto la professoressa De Luca, che apprezzo, pensato non solo per il sito Amici di Sciascia che ho frequentato più volte, ma perché ho ricostruito solo oggi che a novembre ho seguito nella giornata di patrimonio del suo mestiere per le attività di cui si è formato all'Università di Milano per il suo liceo di telecina, se non sbaglio. Quindi ho avuto il modo di ascoltarla adesso che dopo con questa distanza un pochettino, diciamo, un po' complicata nella salute, ma riprovo. Allora, questo piccola introduzione, non so se per i prossimi minuti, per me, diciamo, vorrei alcune pillole, magari stasera oppure poi più in là, insomma, chissà, ognuno di noi potrà riprendere o anche qualcuno ci ascolta, ci guarda. E anche qualcosa di personale, un po', diciamo, nel mio percorso. Su Sciascia innanzitutto, sono insegnante a Milano da 9 anni, ma sono un siciliano di 3 anni. Sciascia l'ho conosciuto da ragazzo, ma sono studiato il primo libro da adulto che ho letto a 16 anni. Era la Sicilia come metà per un libro intervista. E più o meno allo stesso tempo ho letto Come si sposa e come parlo. E allora molto di questo che insomma mi porta ancora a leggere Sciascia, è legato anche alla sua idea della felicità della scrittura, di cui spesso parla, della sua felicità, della sua propria fatica nello scrivere, e per me sono continuato un lettore non di Sciascia ma di tanti altri, anche la felicità della lettura è una delle cose difficili anche da instillare nei ragazzi. Io ho lavorato per tanti anni nei licei, ma poi sono passato il ruolo da non tantissimi anni e nei licei professionali è più difficile nascere questo amore.
se ci proviamo. E in questo modo sono collegate le mie letture iniziali di Sasha di canzoni del Perù. Abbiamo detto che con le scuola, poco prima. Avvicinati un po' al microfono. Sì, sono praticamente a 3 centimetri. Allora, comunque sono da fare la voce, sono a casa, sono anche vicino, quindi posso sempre di solito Scusami Gianni, scusate se vi interrompo, mi stanno dicendo degli amici Facebook che non sentono e non vedono, mi stanno scrivendo anche sulla chat che non si sente e non si vede nulla. Non non so vedere per quale motivo. ci posso fare poco perché su Facebook appare. Però molti scrivono che non si vede, non lo so perché. Io lì che diciamo, il web si basa sul fatto che se qualcosa appare sul web, sul mio computer, è difficile. Però, per esempio, cambiare la privacy, perché chi non Ah, è vediamo un con po', aspetta un po'. Ah, sì, io giusto, ecco perché vabbè, queste sono. Allora, adesso si dovrebbe vedere. Questa roba, non so perché me la setta così, perché io tutti i post che faccio sono per tutti. Lui quando parte mette solo agli amici. Adesso si dovrebbe. No, adesso si. Prova a chiedergli se si vede. Sì, ho chiesto, ma credo stiamo scrivendo anche sulla diretta, quindi forse si Non ho possono vedere capito. i commenti. Credo che sul video della diretta stiano scrivendo, quindi Ci da lì si sono, può buonasera, leggere. sento, buonasera, ci sono Gianni, riprova, scusami. Ciao Gianni, un pensiero. Ok, sì, lo fa, non si capisce niente, ricezione pessima. Allora, invece, sull'audio strano perché l'altra volta abbiamo fatto col telefonino, si sentiva bene. Adesso non sento te. No, un momento, no, perché. Cioè, io sto, poi quando devo sempre ricordarmi che quando guardo la diretta Facebook, il arriva dopo, quindi io, stai parlando di là e invece sei zitta da qui perché se no ti vedo parlare di là, dico non sento. E prova ad andare avanti ancora qualche minuto, parla più forte. Mi sa che non ti sentono. No, non. Continuano a non vedere e non sentire. Mi ha scritto ora un'amica, mi dice che Allora. il link che dovrei usare, mi dice che il contenuto è visibile ad un pubblico di cui non faccio parte. Allora, deve riprovarlo, deve ri rifarlo. No, aspetta, allora, ma come mai? Vabbè, stasera si diverte così. Riprova adesso. Infatti, bisognerebbe. Io passo a dare il link prima che parta la diretta per vedere se ci sono. Adesso? Stavo provando, vediamo.
No, neanche gli altri riescono a vedere, Sì, quindi il perché hanno problema paura. Io riguarda tutti. ho sbagliato a cambiare la privacy. Io do il link prima, proprio perché affrontare prima di partire questi problemi. La diretta era partita da 10 minuti, nessuno diceva niente, pensavo che fosse Sì, così. risulta al pubblico ristretto. Adesso è impostato su tutti. Ecco, ora sì, ora sì, ora sì. Ok. Mi dicono di sì, che ora ci sono. Il problema è che non abbiamo avuto nelle prime, anche se si fanno le prove, poi escono questi problemi qua con internet. Nelle prime due prove nessuno aveva avuto problemi del genere. Vabbè. Allora, se uno aggiorna, il problema della visibilità adesso è risolto. Adesso parla forte e vediamo di chiudere. Mi spiace di averti interrotto 2 volte. Ora il collegamento va, dicono comunque. Vi sentiamo addirittura. Sì, vai avanti. La libertà nostra, a volte non succede con nessuno.
solo idee, solo pensieri, ma neanche uscite delle persone. E quindi lui lo stilismo come una valvola di sicurezza della ragione e lo stesso pessimismo di cui poi avversari, insomma, lo criticavano nostramente. E su altri aspetti dell'illuminismo eccetera, penso che c'è un modo per ritornare dopo. Mi sono preso anche un po' più, non tutto, diciamo, volutamente, ma appunto per i problemi tecnici. Sì, allora. Io non vedo domande, per cui direi a Roberta di iniziare lei a parlare. Si sentirà meglio? Buonasera a tutti, intanto a chi ci sta seguendo. E, niente, io ho sentito pochissimo perché credo ci siano problemi di audio, però insomma qualche frammento qua e là mi è arrivato, per cui mi collego soprattutto al discorso della responsabilità individuale. Intanto voglio dire che lo scopo di questa conversazione mi sembra molto importante perché ci permette di parlare di Manzoni in un'ottica sciasciana e, come credo stava dicendo il professore prima, Sciascia è stato uno dei primi a leggerlo in controtendenza rispetto alla critica, rispetto a una tradizione scolastica che purtroppo lo ha penalizzato, perché paradossalmente proprio a scuola il romanzo, I Promessi Sposi, sono stati depotenziati di quella carica rivoluzionaria, di quella forza universale che possiedono. E infatti Sciascia diceva, Manzoni è stato monumentato, celebrato, però non ha lasciato quei frutti, non ha determinato quei risultati che avrebbe dovuto, che avrebbe potuto. E in A ciascuno il suo si legge proprio, finalmente Manzoni dovrebbe essere letto da un libertino, nel senso proprio e corrente del termine. Io vorrei affrontare il tema della responsabilità individuale a partire da un episodio di storia milanese e della vita di Alessandro Manzoni, che ovviamente si riflette anche nell'opera, che è affrontato da Leonardo Sciascia in un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino nel 1974 e in una delle sue cronachette dal titolo Manzoni e linciaggio del Prina. Recentemente da Salvatore Silvano Nigro in un libro molto bello intitolato La funesta docilità. Il 20 aprile 1814 una folla inferocita a Milano, a pochi solati dalla casa di Manzoni, si reca a casa del ministro delle finanze del Regno Italico, Giuseppe Prina, e comincia una vera e propria caccia all'uomo, un linciaggio con terribile strazio del corpo che determina la morte di questo povero ministro. La tragedia si consuma al termine di una sommossa popolare che era partita già il giorno precedente con una petizione popolare che chiedeva la convocazione dei comizi elettorali, perché si era sparsa la voce che il Senato avesse preso delle decisioni in modo arbitrario e quindi il popolo si era sentito calpestato. Allora viene scelto il classico capro espiatorio, il ministro affamatore di popolo, emblema del potere, e quindi insomma si arriva a quello che abbiamo detto. Manzoni è coinvolto in questa vicenda, certo non nella parte tragica, però se noi scorriamo le firme della petizione popolare, a un certo punto incontriamo quella di Manzoni Alessandro Possidente. Ma l'innesco della riflessione sciasciana parte da una lettera che Manzoni scrive pochi giorni dopo quel 20 aprile 1814, a il suo amico francese Claude Fourier. E in quella lettera si nota una certa freddezza, un certo distacco da parte di Manzoni, cosa che lascia perplesso Sciascia. È sicuramente incredibile che uno scrittore, un intellettuale come Manzoni assuma un atteggiamento così disincantato rispetto a un fatto
tanto grave. E allora questo costituisce un punto di sofferenza nell'esercizio di ammirazione che Sciascia ha nei confronti di Manzoni, e comincia un'inchiesta alla ricerca di un rimorso, di un'assunzione di responsabilità riguardo a quei fatti. Legge, rilegge I Promessi Sposi e riprende un'intuizione che alcuni scrittori intellettuali avevano avuto di collegare l'episodio del Prina a quello dell'assalto alla casa del vicario di provvisione durante i tumulti di Milano, raccontato nel 13° capitolo dei Promessi Sposi. Allora, Sciascia, sia nell'articolo del 74, sia in Cronachette, invita i lettori a leggere, rileggere, lo fa anche lui, le pagine dei Promessi Sposi, a confrontarle con quelle relative del Fermo e Lucia, e soprattutto di soffermarsi sulla figura di Ferrer, che di fatto poi è quello, insieme a Renzo, che salva il vicario di provvisione. Allora, i miei studenti, che sicuramente mi stanno seguendo, e quindi vi saluto, hanno seguito le indicazioni di Sciascia e si sono messi a leggere, rileggere le pagine, hanno notato un vero e proprio ribaltamento della situazione nei Promessi Sposi rispetto al Fermo e Lucia. Cioè, nel tempo, Manzoni, piano piano, attraverso un percorso travagliato, inquieto, arriva a quell'assunzione di responsabilità che non c'era stata al tempo del, cioè nell'episodio del Prina, e ci arriva nel romanzo attraverso i personaggi di Renzo e di Ferrer, salva il vicario di provvisione, quindi il Prina, e soprattutto cambia la riflessione su se stesso. Se noi, per esempio, prendiamo il Fermo e Lucia, vediamo il comportamento di Renzo. Fermo si trovava in mezzo alla calca, ma questa volta strascinato e assorbito dal vortice, piuttosto che venuto di scavoglia. Nei Promessi Sposi, invece, leggiamo: Renzo, questa volta, si trovava nel forte del tumulto, non già portatovi dalla piena, ma cacciatovisi deliberatamente. È chiaro che nei Promessi Sposi, rispetto a Fermo e Lucia, c'è un'assunzione di responsabilità, cioè non è stato trascinato dalla folla, c'è andato deliberatamente, e quindi è chiaro che in Manzoni avviene quella consapevolezza che lo porta ad assumersi le sue responsabilità. Con Renzo, come privato cittadino che aveva firmato la petizione, e con Ferrer anche in qualità di autorità morale della città. Ferrer addirittura, nei Promessi Sposi, sente rimordergli la coscienza, quindi c'è un rimorso rispetto a quello che stava accadendo, e sotto traccia c'è l'episodio del Prina, che nel Fermo e Lucia ancora non compariva. Quindi possiamo dire che Renzo e Ferrer rappresentano, nell'episodio dell'assalto alla casa del vicario di provvisione, una incarnazione di Manzoni che, attraverso un percorso suo interiore di travaglio, arriva alla consapevolezza di aver sbagliato, di essere stato superficiale, firmando una petizione che poi purtroppo ebbe esiti funesti. Però c'è un'altra cosa interessante che è nel libro di Salvatore Silvano Nigro, cioè le vignette, le illustrazioni di Francesco Gonin alla Quarantana, l'edizione del 1840, che porta in appendice anche Storia della colonna infame. Manzoni volle fortemente quelle illustrazioni, come pure Storia della colonna infame in appendice, non come corredo, come così abbellimento, ma come parte integrante del testo, in vera e propria dichiarazione di poetica e di intenti.
Soprattutto sono importanti le illustrazioni che si trovano nel punto in cui Renzo bussa alla casa di Don Ferrante, cercando Lucia, quella in cui viene additato come untore, e quella in cui sale sul carro dei Monatti e viene salvato. In questa sequenza, intanto i luoghi sono quelli del martirio del Prina, perché il palazzo di Don Ferrante somiglia al palazzo degli Omenoni, insomma è la zona del palazzo degli Omenoni, di Via delle Case Rotte, il percorso del linciaggio della folla, e Renzo viene salvato, quindi, come afferma Nigro, Manzoni salva il Prina attraverso Renzo in figura, cioè in quelle illustrazioni, e lo fa salvare con ironia e sofferta autoironia proprio dai burocrati del male, dai Monatti, e non dalla gente onesta che non aveva fatto nulla durante il linciaggio del Prina e ne aveva provocato la morte. Quindi arriva un po' a conclusione quel percorso che poi si collega a Storia della colonna infame, perché la vignetta, l'illustrazione in cui Renzo viene additato come untore ricorda molto la vicenda di Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza, che vengono indicati come untori da due donne, come accade a Renzo, Caterina Rosa e Ottavia Bono, e poi da lì, lo sappiamo, parte il processo terribile che arriverà alla condanna degli untori, dei presunti untori, insomma, di questa grande, insomma, questa distorsione della storia. E lo sappiamo bene, Storia della colonna infame è anche il testo in cui Manzoni indica con forza la responsabilità individuale dei giudici, cioè i giudici condannano degli innocenti, sebbene ci fossero tutte le condizioni per poterli assolvere. E allora anche qui torna l'episodio del Prina, e Manzoni in qualche modo fa ammenda a quella funesta docilità che lo aveva condotto in errore quel 20 aprile 1814, e lo consegna a futura memoria. Vorrei solo chiudere con le parole di Leonardo Sciascia nella nota a Storia della colonna infame dell'edizione Sellerio del 1981 della collana La Memoria, quando dice: più vicini che all'illuminista ci sentiamo oggi al cattolico. Pietro Verri guarda all'oscurità dei tempi e alle tremende istituzioni, Manzoni alle responsabilità individuali. Leonardo Sciascia. Credo che, ma qui ci sia davvero tutto il senso, no? Che lega questi due grandi autori. Senso della giustizia e della responsabilità, del senso civico, del preoccuparsi di come alcuni atti arrivino a conseguenze neste. Quindi questo è quello che ho voluto sottolineare. Allora, visto che non ci sono domande dal pubblico, ne faccio due io per la volta, in attesa che se qualcuno vuole farle, metterle nei commenti, e poi se è particolarmente esuberante lo facciamo anche parlare in diretta. Pistorio prima, non l'hanno sentito tutti purtroppo per i problemi tecnici, parlava dei Promessi Sposi come romanzo cristiano più che cattolico. Faccio rispondere a te perché ci sono problemi a sentirlo al telefonino. Io sono stato a Bergamo, alla sede al Centro Culturale Valdese. Lì ci sono le carte del matrimonio di Manzoni. Mi senti? Sì, ti sento. E quindi, da quello che ho capito, il matrimonio, perlomeno il primo matrimonio di Manzoni non è stato cattolico.
Non è stato? Non è stato cattolico. Lui era giansenista. Sì, era giansenista, sì. Quindi forse da questo gli viene il fatto che I Promessi Sposi sia un romanzo cristiano più che cattolico, c'è una base nella sua storia. Tra l'altro c'è un altro particolare, mi pare che lui è stato senatore del Regno d'Italia, no? Sì. E ha anche partecipato alle elezioni. E il Papa aveva detto di non votare per le elezioni. Non è una cosa così secondaria. No, infatti il discorso è molto complesso. Sciascia diceva Manzoni si è convertito dal cristianesimo all'illuminismo, no? In fondo in lui c'è questa formazione illuministica, era nipote di Cesare Beccaria. Dice che era figlio di Verri. Il padre naturale era uno dei fratelli Verri, quindi insomma la lettura che è stata data di Manzoni, quella edificante, cattolica, non a caso prima ho citato quell'affermazione di A ciascuno il suo, in cui il parroco dice a Laurana bisognerebbe farlo leggere da un libertino, perché forse questa lettura cattolica non ha dato il senso vero del discorso di Manzoni. Difatti diciamo, tutti gli aspetti che Sciascia mette in evidenza, per esempio a scuola io non li ho mai studiati, non li avevo mai studiati, ho dovuto acquisirlo e l'ho fatto proprio attraverso Sciascia, perché legge il romanzo sotto punti di vista diversi e soprattutto lo considera una storia che ci permette di conoscere la storia d'Italia, non solo del XVII secolo. In alcuni incontri con i ragazzi che Sciascia nel tempo ha avuto in varie parti d'Italia, ha sempre parlato di Manzoni. C'è un incontro molto bello avvenuto a Pesaro il 19 aprile 1980, in cui gran parte del dialogo con gli studenti è occupato da Manzoni e dai Promessi Sposi. E lì proprio che dice è stato monumentato, è stato celebrato, ma poi non abbiamo saputo coglierne il senso, la verità, la capacità di leggere la storia d'Italia, il perché non è un romanzo a lieto fine, no? Si parlava del sistema di Don Abbondio, cita anche in quell'occasione il testo critico di Zottoli, il sistema di Don Abbondio, perché dice il vero protagonista è Don Abbondio, è quello che esce indenne da tutte le situazioni complicate. E i Promessi Sposi, sì, è vero, alla fine si sposano, però sono costretti ad andare via e comunque il loro progetto di vita è ostacolato, è messo in discussione, ne devono poi attraversare di tutti i colori. Quindi questo è un aspetto importante, che perciò dicevo leggere il romanzo in un'ottica sciasciana lo rende completamente diverso da come lo abbiamo sempre pensato, immaginato. E poi si possono aprire tanti percorsi, anche La strega e il capitano, che è un romanzo molto bello, un romanzo storico molto bello, parte dal romanzo di Manzoni. Poi anche Manzoni può esserci utile per spiegare l'educazione civica, il sistema mafioso. Ci sono tanti aspetti che Sciascia nel tempo ha messo in evidenza, lo ha fatto con forza e sempre ha sottolineato come la scuola purtroppo, come dicevo, abbia in qualche modo impoverito la forza di questo romanzo, perché è stato reso noioso, pesante. Infatti egli ricorda sempre che lo lesse durante una malattia, c'era la malaria in Sicilia in quel periodo,
e quindi ebbe l'opportunità di leggere sia Promessi Sposi che Storia della Colonna Infame, dunque fuori dal contesto scolastico. E per cui, insomma, anche per i docenti questo è un punto interessante da considerare. Visto che adesso sto per leggere la domanda, perché qualcuno finalmente ne ha fatta una, dato che si cita Tortora, ci tengo a segnalare una cosa da subito. Tortora è seppellito a Milano, o meglio, le sue ceneri sono al Famedio. Nel Famedio, dove ci sono le sue ceneri, c'è una colonnina spezzata e una copia della Storia della Colonna Infame. Non una copia qualsiasi, ma un'edizione con la prefazione di Sciascia e anche l'iscrizione che c'è lì di Sciascia. Tortora era ateo. Quindi qualcuno verrebbe da chiedere: se noi rimaniamo con l'idea di Manzoni cattolico, catechistico, uno si chiede: ma perché Tortora ha voluto quel romanzo? Perché quel romanzo, anzi, è un saggio. No, Storia della Colonna Infame. No, È un saggio, però racconta un evento storico quasi come se fosse un romanzo storico. Ad ogni modo, quello scritto, Tortora lo sentiva molto vicino a quello che aveva provato lui. Tra l'altro, piccola curiosità, se qualcuno di voi capita a Milano, Via dei Chiatti 8 è a pochi passi da Via di Porta Ticinese, angolo Via Mora, che è il punto dove c'era la colonna. Adesso al posto della colonna c'è una colonnina, uno strano monumento d'arte moderna che non si capisce bene cos'è, con una iscrizione fatta all'interno affinché non venga letta. Quando passa il coronavirus, il Consiglio Comunale ha già votato di mettere, grazie a Matteo Forte, un'iscrizione che ricordi che quello era il posto della colonna infame, perché se no io sfido chiunque a sapere. Chi lo sa, vede, tra l'altro l'iscrizione non si legge neanche più bene, c'è adesso, chi lo sa. Sa che lì, non lo sa, sfido chiunque a capirlo. Comunque, la vicenda Tortora è legata anche a Sciascia e a Manzoni. io credo che infatti chiuda proprio un po' il cerchio perché nel caso Tortora, Sciascia, un po' ecco come viene detto nel commento di Gaia, si è comportato come Zola nell'affaire Dreyfus, cioè ha preso una posizione, ha pronunciato un j'accuse. Ben preciso e tutto il discorso che abbiamo fatto sulla responsabilità individuale dei giudici, sul linciaggio che può essere poi un linciaggio mediatico, cioè ci sono varie tipologie, fino ad arrivare alla condanna, insomma all'ingiusta detenzione, la conosciamo la vicenda drammatica di Enzo Tortora. Scusa, Sì? leggiamo la sua domanda che ha il diritto che venga letta integralmente. Parla in particolar modo della responsabilità dei giudici e di come per Sciascia, che amava Manzoni, sia stato difficile e doloroso spezzettare la realtà e ricercare la verità più profonda per svelare un possibile pentimento di Manzoni, si può collegare perfettamente con il desiderio di Sciascia di affrontare questo tema da responsabilità individuale ancora, tra parentesi, purtroppo attuale, come nel suo j'accuse sul caso Tortora. Certo, perché Sciascia diceva che Zola era stato l'ultimo grande intellettuale europeo, dopodiché la figura dell'intellettuale conosce un declino progressivo. E quindi è chiaro che invece Sciascia è stato un grande intellettuale, uno dei più grandi sicuramente, ha preso una posizione precisa, l'ha motivata e si è ricollegato a quel principio, a quel principio importantissimo della responsabilità individuale che ha affrontato in Storia della Colonna Infame e quindi, come dicevo, il cerchio si chiude perché è il testo che Tortora volle con sé nella bara, quindi è tutto collegato, certamente. E la ricerca, qui nella domanda viene sottolineata anche viene sottolineato il dolore di Sciascia verso la posizione di Manzoni all'inizio,
dopo quella lettera un po' strana a Furiel, cerca il rimorso, cerca l'assunzione di responsabilità, e abbiamo visto che è presente nel romanzo, è presente nelle illustrazioni volute da Manzoni ed è presente in Storia della colonna infame. Ma se leggiamo attentamente la lettera, a un certo punto nella lettera fuori si legge: il popolo è dovunque buona giuria e cattivo tribunale, che mi sembra una frase significativa, cioè non si può andare dietro a una chiacchiera, alla pancia del popolo. Bisogna seguire, le regole di uno stato di diritto e i giudici, in quel caso, come nel caso di Tortora, avrebbero dovuto assumersi, la responsabilità individuale di quello che facevano. Poi, per fortuna, fu assolto, però sappiamo, insomma, l'esito drammatico, che c'è stato per l'uomo, no? Per l'individuo, per il professionista e tutto. Morto, l'aspetto drammatico è che è morto di tumore. Sì, perché poi per alcune cose non c'è risarcimento, bisogna essere molto cauti Qui nel caso attenzione, è lo di. stesso discorso di Mo per Mora non c'è mai stato risarcimento, non ci poteva essere perché era già morto. Non solo, nonostante dopo un anno è stato dichiarato innocente. Perché lui aveva coinvolgere un nobile molto potente come suo complice, e quindi lui era stato massacrato. E invece il nobile ha potuto fare tutte le sue indagini, e quindi si è scoperto che sia lui sia More erano innocenti. Nonostante questo, ancora molti anni dopo veniva ritenuto colpevole, così ho letto da molti. Intanto, per chi va sui commenti, Maurizio Pistoria ha messo un paio di link da cui si può vedere il monumento che ricorda dove era la colonna. Solo che se uno lo sa, vede che c'è uno spazio vuoto che ricorda la colonna. Di fronte a quel monumento c'è un pilastro che all'interno ha un'iscrizione che spiega cos'è. Se uno non lo sa, io lo sfido a passare da lì e a scoprire di cosa si tratta. Io, sinceramente, ci sono passato davanti per più di 10 anni. E non ho mai capito cosa fosse. Questo è sempre il solito discorso a futura memoria, se la memoria ha un futuro, quindi forse dobbiamo un po' insistere Quando su questo aspetto. metteranno l'iscrizione sarà diverso, perché quella sarà messa in posizione visibile, diventa anche una cosa turistica. Sembra un'iniziativa importante questa. Merito di Matteo Forte, che è un consigliere di Nino Popolare, a cui questa cosa lui è appassionato anche di Tortora. Faccio una domanda anch'io, visto che non ce ne sono ancora nei commenti, non ce ne sono altre. Dato che comunque Sciascia, anche se gli dicevano che era illuminista per strada, lui non si voltava. Se gli scrivevano illuminista quando lui non si voltava, però la passione. Ah no, c'è Pierpaolo Segneri, eccola qua. Allora, aspetta, giusto. Maurizio Pistorio fa notare, mentre la colonna originale dovrebbe essere in un cortile del Castello Sforzesco. Nel cortile del Castello Sforzesco c'è l'iscrizione originale, o perlomeno in un museo del cortile. La colonna, penso che sia stata fatta abbattere, non lo so se l'hanno tenuta. Comunque, qui c'è la domanda di Pierpaolo Segneri, questa la leggo tutta, intanto fanno. Le strutturano, per cui meritano che siano lette integralmente. Pietro de Majorana è sicuramente un personaggio pirandelliano, oltre che una persona geniale, ma l'idea di Sciascia di crederlo o immaginarlo in un convento religioso ad espiare i suoi turbamenti può dare a Majorana una conclusione da personaggio manzoniano? Se sì, in che modo? Cioè, comunque Pistorio conferma sì, solo la targa e non la colonna. La targa non credo che sia in un cortile all'aperto, credo che sia in un museo all'interno. Comunque, rileggo la domanda su Majorana di Segneri, o è chiara? Sì, è chiara, ma non lo so, io credo che sia un personaggio pirandelliano, poi a seconda dell'ipotesi che
che scegliamo per la sua fine può essere un Mattia Pascal, un Vitangelo Moscarda. Manzoniano non lo so, non riesco a. Può essere, se dà un'idea, in che senso, cioè, come esempio di comportamento, di responsabilità. Ecco, in questo senso potrebbe essere, cioè, la responsabilità di fronte a quello che stava accadendo nella scienza e quindi poi nella politica e nella storia, gli fa prendere la decisione di sparire. Potrebbe essere questo il lato manzoniano di Majorana, cioè l'assunzione di responsabilità da scienziato, da genio, rispetto alla piega che stavano prendendo gli eventi e quindi l'aver saputo prevedere la catastrofe che di lì a poco ci sarebbe stata. Io ci vedo questo di manzoniano, nonostante l'isolamento, nonostante la scarsa partecipazione alla vita sociale, poi però aveva ben chiaro in mente il clima che c'era e il panorama che si stava profilando all'orizzonte. Faccio una domanda. Io ho visto, in attesa che ci siano altri segnieri che le facciano nei commenti, c'è una. Io, anni dopo aver letto I Promessi Sposi, dove c'è questo Don Ferrante che si mette a fare i suoi sillogismi per dire che non è malato di. Intanto, Segneri dice: grazie per la bella risposta, concordo pienamente, è quello che cercavo di capire e intendevo chiedere con la mia domanda. Quindi, soddisfatto. E c'è questo Don Ferrante che insomma, dimostra che lui non è malato di peste, con i sillogismi aristotelici, poi muore. Muore di peste. E anni dopo ho letto lo Zadig di Voltaire. E esce questo personaggio del medico di Babilonia, che vede Zadig che ha malato un occhio e gli dice: lascia stare, non guarirai mai. Una settimana dopo l'occhio guarisce da solo. E Zadig, questo medico, scrive, ci tiene a farlo sapere Voltaire, un lungo trattato per dimostrare che l'occhio non serve a guarire. Questa polemica contro quelli che non vanno a vedere la realtà, ma si fermano ai ragionamenti astratti. C'è in entrambi i casi, è possibile anche dire che magari Manzoni, che era stato in Francia, insomma, l'umanismo lo conosceva bene, si sia ispirato a Don Ferrante, per il Don Ferrante a questo personaggio e a queste polemiche. Questo non te lo so dire, però sicuramente credo che negli autori di cui stiamo parlando c'è come principale obiettivo la ricerca della verità e soprattutto l'attenzione alla realtà. In questo c'è un'identità una comunanza di intenti, cioè la letteratura a volte più della storia riesce a capire dei meccanismi, a leggere gli eventi, sempre portando poi alla verità. Questo la storia, come dice Sciascia, è impostura, no? Viene contraffatta dalle carte. C'è un romanzo bellissimo che è Il Consiglio d'Egitto, che parla proprio di questo. La storia non esiste, a un certo punto c'è questa affermazione forte e della letteratura che racconta ciò che la storia non vede o non vuole raccontare o racconta da un punto di vista di chi comanda, di chi vince apparentemente. E invece la letteratura sì, e quindi in questo c'è la ricerca della verità, l'attenzione ai fatti e non a mondi così ideali, platonici. Poi le idee vengono fuori, ma sono sempre in relazione
con i fatti umani. Questo credo sia comune a Manzoni, a Sciascia, agli autori francesi che entrambi amavano. Non ci sono. Io farò a fare un'ultima domanda, poi dato che gli eventi. No, vabbè, non è così tardi, quindi vediamo se riusciamo a stimolarli. Io venivo ritenuto da alcuni un pazzo perché dicevo che gli Asburgo hanno battuto la mafia in Lombardia. Capito, scusa. E vengo ritenuto da alcuni un pazzo perché dico che gli Asburgo hanno il grande merito di aver battuto la mafia in Lombardia. Questo perché si dice, non è possibile che hanno battuto la mafia, perché in Lombardia non c'è mai stata la mafia. In realtà Vecellio, che è di Manzoni, di Sciascia, ha detto qualcosa del genere. Qual è il concetto? Credo che questo si connetta molto bene con la concezione di Sciascia della mafia. La mafia è sostanzialmente uno stato parallelo che va a sopperire alle mancanze dello stato reale. C'è quel bellissimo. Credo, nel giorno della civetta c'è un breve passaggio dove c'è una persona che va a chiedere a una serie di persone giustizia perché in carcere è stato malmenato. Il capo partito, al direttore del carcere, al sindaco, passa da tutti e tutti gli dicono lascia stare. Poi va dal mafioso e il mafioso gli dice ci penso io. Il mafioso risolve il problema. Questo è un meccanismo, ma è un meccanismo che sinceramente c'è tuttora in Sicilia perché quando io sono andato a Siracusa. Si chiami la guardiania proprio nel giorno della civetta, la chiami guardiania, quello di risolvere, no? Di pensare a risolvere i problemi al posto dello Stato. Sì, adesso non mi ricordo che lo chiamassero così, mi ricordo quel breve raccontino perché anni dopo sono andato in Sicilia e una persona con la più grande naturalezza del mondo, Sciascia diceva, uno non sa di essere mafioso perché essendo una seconda pelle, uno non si rende neanche conto di. Quindi quando dicono che la mafia non esiste, sono sinceri. E una persona che guidava il nostro autobus ci ha raccontato con grandissima serenità, mi hanno rubato le tartarughine, ho fatto una telefonata alla Bertisciana, ho telefonato alla persona giusta e il giorno dopo me l'hanno riportata. E è vero che se io mi immagino la scena se lui fosse andato in una stazione di polizia a denunciare il furto delle due tartarughine, ovviamente sarebbe stato preso in giro dall'inizio alla fine. Invece ha telefonato alla persona giusta, la persona giusta gli ha dato le tartarughine. Quindi cosa hanno fatto gli Asburgo in Lombardia? Hanno fatto una riforma agraria, la riforma del catasto, dove mandando ispettori che venivano da altre zone, hanno stabilito quali fossero i confini delle proprietà fondiarie, dei terreni. Mentre prima, essendo abbastanza largo, il grosso diceva, andava un metro oltre e diceva, è così. Così. Ora, ci sono nel Promessi Sposi c'è un evento mafioso perché la legge dice che due si possono sposare e il signore del posto dice no. E Renzo va anche dall'avvocato per rivolgersi ingenuamente alla legge e gli va male. E poi bellissimo il nome dell'avvocato Azzeccagarbugli che è già in una parola. Ci sono 500 pagine di tesi sulla storia della giustizia italiana. Le leggi, le grida che non vengono applicate. Quindi si può dire che Manzoni mette in romanzo le analisi sulla mafia di Hobsbawm che Hobsbawm faceva nei saggi. Sì, si può dire, lo dice anche Sciascia, sempre in un incontro con studenti, abitanti di Lipari, fa proprio questo esempio, mi pare, dicendo che dal romanzo si capisce anche la differenza tra la Lombardia e la Sicilia, quindi insomma, la presenza di uno Stato organizzato che ha le sue regole, le sue leggi, e invece questa forma parallela che viene recepita come se fosse la cosa più normale del mondo. E fa proprio l'esempio dei Promessi Sposi, sempre in relazione al discorso che facevamo della storia d'Italia che è presente in quel romanzo.
non solo la storia del Seicento. Quindi ci sono tanti momenti, tanti luoghi che danno proprio l'idea delle cose che accadono in questo paese. E quindi sì, assolutamente sì, rispondo. Vedo che ci sono altre domande. Sì, Ascolto. prima dell'altra, adesso vai un'altra domanda. Volevo dire che da dove sto facendo la diretta Facebook, a meno di 500 metri in questa direzione, guardando dalla mia finestra, si vede il centro Falcone Borsellino, dove c'è stata, grazie all'intermediazione di un consigliere, diciamo, il consigliere comunale non lo sapeva, l'ex consigliere comunale, che gestiva questo centro del comune che, ripeto, si chiama Falcone e Borsellino, ha concesso a Mandalari, per quello che doveva essere un compleanno, il centro, una giornata. Il compleanno non era un vero e proprio compleanno, ha fatto irruzione la polizia, era la elezione del capo regionale. Se invece di andare in quella direzione là, si va in un'altra direzione opposta, c'è un quartiere qui vicino dove c'era una persona, questo per dire la Palma va a nord, io sono nel nord Milano, e stesso meccanismo, un dentista gli hanno rubato l'attrezzatura per lo studio, e non è andato dalla polizia, ha dato 1500 euro a un personaggio locale, a pochi 500 metri da qua, 1 chilometro, e lui gli ha recuperato l'attrezzatura. E voglio chiedere, ma secondo voi in quanti casi, se si rivolge alla giustizia ordinaria, l'attrezzatura rubata viene recuperata? E uno dice, ha speso 1500 euro, sì, ma processo, e poi quanti recuperano l'attrezzatura? Quindi, ricito il romanzo La Palma va a nord, il meccanismo è sempre lo stesso, lo Stato si sfila, quindi interviene un privato, che in qualche modo si sostituisce. La mafia è questa roba qua, non è quello con la coppola che spara. Questo, anche questo, ma è qualcosa di più profondo. Perché se lo Stato funzionasse, non ci sarebbe bisogno di rivolgersi a queste persone. E quindi quando invece di occuparsi di giustizia si fanno i cortei antimafia, non a caso Sciascia diceva, statevene a scuola e studiate i libri di Hoffmann. Il corteo antimafia, se poi non si interviene su questi problemi, ma uno ha fatto solo il corteo antimafia, non serve. Anzi, ci vanno anche i mafiosi. Perché ci sono stati vari casi dove ci andavano anche i mafiosi, perché dato che ci vanno tutti, loro stanno in mezzo al popolo. Adesso ci sono, forse abbiamo stimolato qualche domanda. Allora, vediamo un po'. Gaia De Angelis, l'assunzione di responsabilità di Manzoni dopo la firma della petizione è riscontrabile in qualche altro episodio? Manzoni ne firmò altre dopo il tragico episodio, poi ce ne sono altre due. Lo racconta sempre Sciascia nel testo che ho citato prima, Manzoni e linciaggio del Prina, che è una delle sue cronachette, e ce l'ho qui un po' sotto mano. Dice che durante la terza delle 5 giornate di Milano, nel marzo 1848, venne lanciata una petizione antiaustriaca sotto forma di richiesta a Carlo Alberto, re di Sardegna, di intervenire per garantire l'ordine pubblico del capoluogo lombardo. Questa va bene, la trascrizione non è precisamente il testo. La petizione fu prontamente firmata da Manzoni su sollecitazione di Emilio Broglio, il quale prese una penna in una bottega vicina, lo fece firmare alla meglio sopra il cappello a cilindro del Sogni. Se quell'atto fosse caduto in mano agli austriaci, i firmatari avrebbero potuto pagarla cara. Sappiamo dalla storia che la petizione non servì, poiché Carlo Alberto entrò a Milano 2 giorni dopo, ma Manzoni si preoccupò lo stesso di confermare la sua scelta di campo, pensando che il documento potesse essere conservato, dal momento che aveva firmato in condizioni precarie e la firma riuscì di carattere malfermo. Cioè, dopo anni da quella famosa petizione che portò poi all'esito funesto del Prina, Manzoni si ritrova a scrivere un'altra petizione, ma lo fa con uno spirito completamente diverso. Si assume la responsabilità dell'atto, si preoccupa di
far sapere che era veramente convinto di quella firma e che insomma gli avrebbe provocato, se fosse caduta in mano agli austriaci, dei problemi. Quindi si assume fino in fondo le sue responsabilità. Anche questo è un atto, un gesto di risarcimento rispetto a quella superficialità che aveva mostrato nel caso del Prina. Quindi sì, questo è anche un evento importante, un Allora, leggo episodio importante. l'altra. Tiziano, La verità e la storia. Tiziana Forzano. La questione non è tanto la mafia, ma la concezione del potere, scritto maiuscolo. Segnalo che c'è un evento con Sciascia dove parla anche Bordin, che si chiama L'etica del potere, negli archivi di Radio Radicale. Un evento su Sciascia, no, ovviamente Sciascia era già morto, lui non parla lì. Del potere, e anche su questo mi sembra che ci sia un altro elemento di vicinanza Manzoni-Sciascia. Sciascia parla della mafia per parlare di una visione distorta del potere. Eh sì, è un'affermazione più che una domanda, e questo è una concezione del potere, che poi insomma può assumere forme diverse, però sì, credo sia un'affermazione, non una domanda. Ok, allora passiamo all'altro commento. Maurizio Pistorio, la verità è la storia dentro la letteratura. Era uno dei miei spunti che non sono riuscito a proporre. Ulteriore parallelo narrativo tra i due autori è la presenza del manoscritto seicentesco dei Promessi Sposi, a cui il narratore ottocentesco si affida e grazie al quale, pur essendo un falso, rappresenta una serie di realtà storiche. E quella del manoscritto in falso arabo dell'Abate Vella ne è il consiglio d'Egitto, quindi una vera impostura che fa ottenere all'abate, che non conosceva l'arabo, la cattedra di quella lingua. Eh sì, questo è il rapporto, pone in evidenza il rapporto tra storia e letteratura, tra storia e storiografia, cioè di come a volte la storia sia impostura perché è fatta da carte che sono dei falsi che vengono costruiti a tavolino. Abbiamo tanti esempi nella storia, no? Pensiamo soltanto alla falsa donazione di Costantino, quindi c'è un utilizzo della storiografia che è finalizzato a far andare gli eventi come si desidera, come la classe dominante desidera, e invece la letteratura, anche attraverso la finzione, dice cose che l'ho detto anche prima, che la storia nasconde, e quindi il Consiglio d'Egitto in questo senso è un libro fondamentale. Vorrei ricordare di questo romanzo anche le pagine sulla tortura, che sono secondo me in assoluto, non lo so, non so scegliere tra i libri di Sciascia, però quelle pagine sulla tortura di Blasi sono veramente straordinarie, quindi è un testo anche quello molto importante che, come dice il professore, mettono proprio in evidenza questo aspetto, il rapporto tra storia e letteratura, e di come la letteratura sia superiore alla storia perché riesce a raccontare la verità. La storia invece molte volte è impostura perché è fatta dalle carte, c'è questa espressione, le carte che servono a fare la storia, che è emblematica, no, di come appunto possa essere costruita a tavolino la lettura della storia. Io, visto che si è parlato di Tortora, segnalo anche che se Matteo Forte ha presentato una richiesta, è stata approvata all'unanimità del Consiglio Comunale per mettere una targa dove c'era la colonna infame, e anche a seguito di una mozione di De Chirico di Forza Italia, che ha chiesto di mettere sulla casa di Tortora in via dei Catiotto un'iscrizione, anche questa volta all'unanimità, per ricordare che lì c'era la casa di Tortora. Lì Tortora ha fatto gli arresti domiciliari, ha fatto campagne per le europee agli arresti domiciliari, quindi
non è tanto il fatto che ci abbia abitato, ma lì è stato Tortora. Il Tortora che conosciamo è quello che è in uomo, come dal punto di vista politico, è quello che in uomo, a parte la sua precedente, su Radio Radicale si trova anche un suo intervento che sembra che non sia lui, da come parla, nell'81 al Congresso Liberale. Il Tortora del caso Tortora è lui che in quella casa, agli arresti domiciliari, fa la campagna per le europee e poi ci torna dopo che si è dimesso dal Parlamento europeo. Detto questa cosa, visto io non vedo altre domande, a questo punto vi chiederei di... aspetta, no, andiamo qua. Maurizio Pistorio puntualizza. Sì, come si può vedere anche nel contesto. Poi, falsa donazione di Costantino, il falso protocollo dei Savi di Sion. E detto questo, se c'è qualcuno... dato che potrebbe esserci qualcuno che non conosce l'Associazione Amici di Sciascia, vuoi spiegare un attimo di cosa si tratta? È un'associazione Amici di Leonardo Sciascia, nata 27 anni fa, quindi di lungo corso, e è un'associazione che si occupa dello studio, della lettura di Leonardo Sciascia, cercare di leggere questo autore sotto tutti i punti di vista, di mettere in evidenza che si tratta di un classico del Novecento. È un'associazione che grazie alla collaborazione con la casa editrice Olsky di Firenze pubblica una rivista ogni anno, la rivista A Todo Modo, che è una rivista internazionale di studi sciasciani. Questa rivista raccoglie gli studi più importanti che ci sono stati durante l'anno sull'autore. Cerchiamo di collocare Sciascia in una dimensione europea e universale, perché si tratta di un autore che forse ha pagato un po' l'ambito ristretto, regionale. È vero, la Sicilia è metafora, però anche nei libri di testo è sempre collocato nei moduli sulla mafia o sulla figura dell'intellettuale. In realtà si tratta di un autore straordinario, che ha scritto tantissimo, che ha avuto contatti con interlocutori, migliaia di interlocutori, artisti, era appassionato di arte, quindi un intellettuale, uno scrittore, un classico che noi cerchiamo di studiare, di far conoscere, perché lo amiamo profondamente e pensiamo che i suoi testi contengano quei principi che abbiamo già detto stasera, della giustizia, della libertà, della pietà, perché anche questo è un aspetto importante in Leonardo Sciascia, il senso della pietà, e quindi l'humanitas, tutto ciò che riguarda l'uomo, che lui ha saputo trattare in modo sempre discreto, sempre misurato, con quello stile suo davvero inconfondibile. E quindi io credo che, insomma, di aver più o meno riassunto il nostro scopo e quello che cerchiamo di fare da tanti anni, e speriamo di avere, ci manteniamo sull'adesione dei soci, sulle quote associative, quindi speriamo di avere sempre più associati, non utilizziamo soldi pubblici, non chiediamo soldi pubblici, e ora ci avviciniamo al centenario della nascita, che è 2021, e ci sono tante iniziative. È chiaro che il coronavirus ha un po'
bloccato le prime date, insomma non ci ha consentito di svolgerle, però le abbiamo in programma e per ora alcune le abbiamo rinviate. La prima è quella del 19 giugno a Torino, speriamo di farcela, ed è il primo incontro del ciclo di letture Massimo Bordin. Oggi mi sembra l'occasione giusta per ricordarlo, ed è un ciclo organizzato con l'Unione delle Camere Penali sul tema della giustizia giusta, e quindi questo è un aspetto fondamentale dell'autore insieme a tanti altri. Poi le sue riflessioni sulla storia, sulla letteratura, ci sono dei personaggi indimenticabili nei suoi romanzi. Laurana e Majorana, che è stato nominato prima, il Consiglio d'Egitto. Ci sono testi che devono essere letti perché rappresentano un mondo che ci permette di entrare nella realtà con spirito critico, con consapevolezza e con quel garbo, quella misura che lo contraddistinguevano. Non ti sento più. Avevo tolto l'audio perché c'erano dei rumori. Entrando a sentire la diretta, Gianluca Corrado, uno che non lo conosce, è il capogruppo dei 5 Stelle a Milano. Io l'ho invitato se vuole dire qualcosa di suo, non risponde, ovviamente sono dito, sono già contento che qualcuno dei 5 Stelle venga ad ascoltare. Facevo l'esempio nell'intervistina che mi ha fatto Liberi TV, ho detto che i 5 Stelle dovrebbero leggere l'episodio del Trina. Perché anche Manzoni, da un certo punto di vista, è stato un po' un 5 Stelle. Perché nel momento in cui, in qualche maniera, va bene, dai, diamogli al politico, e poi se n'è pentito. Quindi, magari leggendo queste cose evitano di fare cose di cui si pentiranno in futuro. Segnalo, dato che si parla di Milano, che c'è stata una lettera, dato il 20 novembre scorso era il trentennale della morte di Sciascia, no? Sì. Quindi trentennale l'anno scorso, l'anno prossimo il centenario della nascita. Ecco, Un triennio importante tra l'uno e l'altro. La nostra associazione ha organizzato tantissime iniziative l'anno scorso, fino a novembre, quando abbiamo concluso con il colloquium, il decimo Leonardo Sciascia Colloquium, che è il convegno più importante che noi organizziamo ogni anno a novembre, a Parigi, che è insomma luogo dell'anima di Leonardo Sciascia, e quindi abbiamo voluto celebrare questo evento così con il colloquium a Parigi, ma c'è stato anche un incontro molto bello a Casarsa su Sciascia e Pasolini, tante pubblicazioni, i rapporti tra Sciascia e Maccari, il carteggio con Mario Fusco, il traduttore francese. È un autore che poi ci dà la possibilità di veramente di aprire tante riflessioni, e noi siamo molto attivi, ripeto, anche per il centenario, ci sono tante iniziative, e speriamo di poterle realizzare presto. Tanto il prossimo colloquio è a Roma, speriamo Di solito le vostre iniziative sono sull'archivio di Radio Radicale, se uno le vuole ascoltare, no? Radio Radicale ci segue sempre, riprende i convegni, gli incontri, quindi infatti io ringrazio sempre,
la pagina degli amici di Leonardo Sciascia, di cui mi occupo insieme ad altri amici come Giura di Perna, Sergio Piccerillo. Ringrazio sempre Radio Radicale perché non manca mai alle nostre iniziative. Speriamo che Sono lunghi anni. spuntati un paio di commenti. Sono spuntati, e quindi li leggo. Tiziana Forzana, probabilmente puntualizza quello che avevo detto prima, infatti, quando il potere è dissociato dalla giustizia, poi c'è Gaia De Angelis, e adesso non stiamo. Gaia De Angelis, adesso. Vedete che poi qualcuno dice che fa capire che sta finendo la diretta, arrivo nei commenti, quindi è la tecnica migliore per problemi. Gaia De Angelis, prima ha parlato del personaggio di Ferrer. Può essere definito ambiguo per il suo comportamento? Si può trovare anche qui quel senso di rimorso che Sciascia aveva voluto trovare a tutti i costi proprio perché amava Manzoni? Quelli che vuole altre due. Sì, Ferrer è centrale nell'episodio dell'assalto alla casa del vicario di provvisione e anche in lui c'è un forte cambiamento nei Promessi Sposi rispetto al Fermo e Lucia. Nei Promessi Sposi, come dicevo prima, c'è proprio un'espressione, rimordervi la coscienza, era venuto lì a mettere a posto i guasti che aveva provocato. Perché sentiva di mordergli la coscienza. E poi c'è un altro elemento importante nei Promessi Sposi rispetto a Fermo e Lucia. Ferrer parla in spagnolo e Sciascia, già nell'articolo del 74, parla dell'aspetto comico. E poi approfondisce il discorso in Cronachette, l'utilizzo dello spagnolo diventa un po' un elemento comico, però è un comico pirandelliano, cioè un comico che ci dà il senso del dramma del personaggio, quello che un po' accade, lo dice sempre Sciascia nel saggio con Cervantes che è presente in Pirandello e la Sicilia. Che avviene in Cervantes, cioè il personaggio piano piano arriva al proprio dramma e quindi attraverso lo spagnolo, l'elemento comico, si evidenzia il dramma di Ferrer. Perché? Perché nello spagnolo, se noi andiamo a leggere la traduzione di quelle frasi, dice la verità al vicario di provvisione, gli chiede perdono. Gli dice, insomma, mi perdoni, si rivolge al popolo, il popolo non capisce e quindi inganna il popolo, però rispetto al vicario di provvisione dice la verità e di fatto lo salva, lo aiuta e lo salva. Quindi c'è una doppia lettura, se noi lo leggiamo come comportamento in relazione al popolo. C'è molta ambiguità e c'è l'uomo di potere che prende in giro i popolani. Però, se noi leggiamo queste frasi spagnole, vediamo che c'è nei confronti del vicario una richiesta di perdono, un aiuto, e quindi lì sotto traccia c'è il prima. Almeno questa è la lettura sciasciana. Ok, altra domanda. Scusate, Gaetano Lucciola. Scusate, c'è un filo conduttore tra Manzoni Sciascia e il caso Moro? Tra l'altro, oggi andando a cercare Bordin, che da un suo intervento proprio a un evento su Sciascia dedicato all'affare Moro, sempre nell'archivio di Radio Radicale. C'è un filo conduttore tra Manzoni Sciascia e il caso Moro? Visto che Sciascia, se non erro, faceva parte della commissione sulla questione Moro, qui aggiungo io una domanda. Si potrebbe spiegare, anche se esce un po', la posizione di Sciascia? A me è rimasta impressa una frase. Uno Stato forte è uno Stato che tratta. Sciascia era per la trattativa su Moro. Perché Sciascia comunque non parte mai da un assunto giusto per, cioè fa un ragionamento, segue la ragione, ma ripeto anche la pietà è un elemento importante, si collega lì nell'Affermoro
al discorso che ha fatto Pasolini sul Moro meno implicato di tutti, il processo al palazzo, cioè, il discorso è complesso. Però qui si chiede il collegamento tra Manzoni, Sciascia, Moro. Sì, il collegamento c'è sempre perché Sciascia riconosce Manzoni e Pirandello, oltre poi all'adorabile Stendhal, come suoi autori, suoi padri. Quindi l'impostazione delle inchieste, della ricerca della verità, parte sempre da lì. Poi c'è anche l'aspetto pirandelliano della presenza del caso, come dicevo prima, del comico, del tragico, quindi dell'umorismo, i personaggi che Majorana in un certo senso incarna, personaggi pirandelliani, però c'è sempre, credo, questo collegamento perché si parte dall'idea di una letteratura che sia in cerca della verità. Allora, leggiamo anche il commento di Pierpaolo Segneri, che meriterebbe di intervenire in trasmissione, quasi quasi lo farei, ma con tutti i problemi tecnici avuti stasera ho un po' paura a giocare con questo software, che la settimana prossima dovremmo cambiare. La settimana prossima invece potremmo chiedere alla persona di intervenire su Skype e dovrebbe essere un po' più gestibile questa cosa. E comunque, mi è venuta in mente, dice Segneri, scrive Segneri, un'equazione letteraria sulla scia di quanto detto ottimamente prima. La realtà sta alla storia come la verità sta alla letteratura. Può essere un'analogia che sicuramente vale per Sciascia, ma potrebbe essere accostata anche a Manzoni. Sì, come abbiamo detto prima, sì, ad entrambi sono due scrittori che scrivono di storia, ma sono soprattutto autori di letteratura e la storia viene sviscerata, viene indagata con gli strumenti della letteratura, e quindi sì. Può valere per entrambi. La strega il capitano, per esempio, che è un romanzo che amo molto, parla di un fatto storico, è documentato, però è affrontato con l'occhio critico dello scrittore che dà anche una completezza delle chiavi di lettura che mettono in moto lo spirito critico del lettore e quindi è ancora più diventa ancora più eloquente di un testo storiografico. Maurizio Pistorio, quando a 20 anni ho letto Nero su Nero, sono stato ispirato ad alcuni dei miei grandi amori letterari, Borges e Flaiano, per esempio. Qui c'è un altro, forse ripeto il commento dopo. Quando a 20 anni ho letto Nero su Nero, sono stato ispirato a cominciare a leggere alcuni dei miei grandi amori letterari, Borges e Flaiano, per esempio, puntualizzato. Già che ci sono, leggo l'altro commento che c'è dopo. Sì, e non essendo concorde con la relazione di maggioranza, presentò una sua relazione di minoranza che costituisce l'ultima parte della Fermoro. Vado avanti a leggere anche l'ultimo. Sì, sono in realtà dei commenti, delle affermazioni. Sciascia fu tra i pochi, forse il primo, che affermò con grandissima convinzione e forza che le lettere di Moro dalla prigione brigatista erano autenticamente sue. Qui c'è un discorso che ha fatto Bordin, che è collaterale a questo, sostanzialmente sul fatto che con i brigatisti hanno impiegato gli ultimi 20-30 anni a cercare di convincere che erano loro ad avere incarcerato Moro, ma nonostante una montagna di sentenze dia loro ragione, tuttora non gli credono. Non credono loro. Deve essere anche frustrante per uno che ha fatto tutto sto casino per quelli, ma non puoi essere stato tu, sei troppo fesso. Forse anche questo è anche pirandelliano, però. Gaetano Lucciola dice grazie. Vediamo. Se non c'è altro, dato che
Le dirette Facebook devono essere più corte degli eventi normali perché ci si brucia gli occhi a guardare lo schermo. Io ricordo che per quello che dicevamo prima, cioè l'anno scorso il centenario della morte, l'anno prossimo il centenario della nascita, purtroppo dice Maurizio, ah no, adesso arrivano di, ad annunciare la fine arrivano sempre i commenti nuovi. Pistorio, purtroppo ai commenti vengono elencati in ordine sparso, sì, perché li sto guardando su Bilalive, per comodità, però mi sembra che il senso è arrivato anche se erano sparsi. Non come risposta in questo caso a Gaetano Luccio, la confusione è dovuta a Facebook, no, è colpa di Bilalive. No. Signori, questo discorso sulla letteratura come verità spiegherebbe anche l'autenticità delle lettere di Aldo Moro immerse in un fatto storico. Questa affermazione. No, volevo dire che c'è stata promossa da noi una lettera aperta al sindaco di Milano per chiedere, firmata prima firma Albertini, che è tuttora l'unico sindaco eletto due volte di seguito direttamente in tutta la storia dell'elezione diretta del sindaco di Milano. Seconda firma Lorenzo Stricklivers, ex parlamentare radicale, e poi altre firme, per chiedere che un luogo dove le persone riflettono, non una via, ma un giardino, una biblioteca, una scuola, sia dedicato a Sciascia, a Milano. Uno dice, ma sarebbe meglio che aveste organizzato un grandissimo convegno. Io non so se chi dice queste cose ha visto quanto pubblico c'è nei convegni a Milano, specialmente su Sciascia. Io sono andato a uno al Circolo de Amicis, credo ci fossero, se ci sono state, allora, 10, 5, 20, 30, se c'erano 30 persone nel pubblico erano tante, e quelle 30 persone, andando a vedere, molte erano persone che già conoscevano Sciascia, quindi erano lì perché c'era la presentazione del libro di Beceglio, e non ho i miei dubbi che siano usciti molti nuovi appassionati di Sciascia grazie a quell'incontro. Invece questa lettera aperta è stata, ha permesso al giornale per due uscite diverse di parlare di Sciascia e Parecchiera, e quindi magari qualcuno leggendo si è incuriosito, ha detto andiamo a vedere, tanto nelle biblioteche i libri ci sono, uno vuole spendere i soldi per i libri, quando le biblioteche erano aperte ci andava, li prendeva. Quindi questo è un consiglio che do a chi volesse celebrare Sciascia nel suo comune e non ha i mezzi per fare una faraonica assemblea cittadina, chiedere al suo sindaco, dato che è forse uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi, probabilmente a livello, per alcuni aspetti a livello del Manzoni, chiedere al proprio sindaco con una lettera aperta, magari raccogliendo il consenso di altri, e mandandola ai media locali, che così male che vada, non si buttano due righe su Sciascia, per me anche alla gente del posto di ricordarsi che ho di iniziare a conoscerlo, dedicare un giardino, una scuola o un luogo del pensiero, un luogo dove la gente si fermi a pensare a lui, proprio perché, ripeto, questo è un anno molto particolare, tra due centenari. Centenario. Le celebrazioni, perché a volte siamo anche un po' immersi in uno stress laudativo che non fa bene a nessuno, neanche all'autore. Io credo che Sciascia debba essere letto intanto a scuola, perché ha tanto da dire, deve essere conosciuto, a volte è citato a sproposito, viene tirato per la giacca da una parte e dall'altra. Forse bisogna un po' tornare ai testi e evitare le celebrazioni fine a se stesse e leggerlo come autore, soprattutto cominciare a considerarlo uno dei più grandi autori del Novecento. Per me il più grande, insieme a Primo Levi, quindi sono di parte, però io credo che insomma sia dato oggettivo questo. Le storie della letteratura nelle scuole arrivano a Sciascia? Sì, però come ho detto prima non c'è mai ancora un modulo autore. È uscito l'anno scorso
agli esami di maturità, però sempre nell'ottica del matiologo, che poi lui non amava per niente essere definito così, e relativamente a un ambito che può essere quello della figura dell'intellettuale, del suo impegno politico, non mai come autore. Del calibro, dello stesso calibro dei grandi, di Pasolini, di Calvino, di Gadda, a cui sono dedicati i moduli autore. E invece Sciascia è così nel en passant, forse bisogna un po' rivedere questo aspetto. Tra l'altro, non era neanche citato nelle indicazioni nazionali dei programmi ministeriali, forse ora è stato inserito, però insomma, al di là di questo ci vuole proprio la conoscenza, la lettura dei suoi testi che sono tra l'altro anche letti, perché non c'è, si vendono tanti libri di Sciascia, poi il rapporto con il cinema ha sicuramente favorito la lettura, però andrebbe studiato e approfondito meglio. Noi C'è cerchiamo di fare questo. quella clip che gira su Facebook, è bella da todo modo, quando c'è il funzionario statale che dice: beh, comunque lei mi fa sempre i brutti voti in italiano, ma come vede sono diventato importante nonostante questo. E il professore è lì che si mette volontà con tutta la durezza del suo volto, che gli dice: guarda, l'italiano non è l'italiano. L'italiano è ragionare. Se lei fosse... Storia semplice, forse, non tanto domanda, una storia semplice. Ah sì, scusa, è una storia semplice. Sì. L'italiano non è l'italiano, l'italiano è ragionare. Se lei fosse andato ancora peggio in italiano, probabilmente avrebbe fatto ancora più carriera. Che detto, un funzionario di polizia non è esattamente il modo di essere scagionati da un'indagine. Però, effettivamente, forse bisognerebbe far vedere questo film. Sì, ma anche gli altri. A ciascuno il suo, bellissimo per esempio, bello il libro, è bello il film, sono diversi, molto diversi, però vale la pena comunque di vederli, di leggere e vedere il film, si imparano tante cose. Anche lì ma la giustizia, perché tutto interessa tranne trovare la verità. E anche per Tortora, gli spifferi, quello che ho capito, il problema non era trovare la verità su Tortora, il problema era, se ho capito bene, c'era un altro caso giudiziario che Tortora permetteva di oscurare. Sembra caso civile. Quindi, siamo in questo paese, non si sa bene se i romanzi di Sciascia sono la verità o se la verità sono romanzi di Sciascia. E con questo, dato che abbiamo fatto quasi 2 ore, possiamo chiudere, ringraziare tutti, mi scuso ancora per i problemi tecnici iniziali, purtroppo con questi mezzi vedo che, meno male che abbiamo fatto delle prove prima, perché uno fa le prove, sistema e poi escono dei problemi nuovi. Ricordo che noi continuiamo a cercare di creare questi momenti dove uno, invece di vedersi le borse in TV, magari è legittimo, può fare quello che non può in questo momento ancora tornare a fare nella vita reale, cioè vedere dei momenti di riflessione dove ci si ferma e si riflette, che poi dovrebbe essere anche lo scopo della quarantena, secondo alcuni. Così finalmente potremmo stoppare e riflettere meglio su noi stessi. E quindi Non lo so, non so voi quanto tempo abbiate a disposizione, però la quarantena è anche molto, come dire, molto affollata di impegni, e insomma, è un tempo strano, un tempo in cui non lo so. però il tempo dell'uscita con gli amici non c'è, uno lo recupera. Si devono fare tante altre cose che prima, boh, un tempo regolato diversamente, si facevano forse meglio. Non lo so, io vivo invece una sensazione di chiusura anche del tempo a disposizione, dipende forse da come stiamo vivendo, da come ognuno di noi sta vivendo questo periodo, però insomma Sì, è vero che proviamo a
trovare il tempo per leggere, per riflettere, per approfondire Se alcune cose. uno non ha voglia di leggere, ma ha voglia di comunque un po' riflettere, ricordo martedì prossimo l'incontro sulla città metropolitana di Milano con un esponente di Forza Italia che era presidente del consiglio provinciale e un consigliere comunale di Como, un ex consigliere comunale di Como. Perché un ex consigliere comunale di Como? Perché infatti l'incontro in realtà si chiama Dove è finita la Grande Milano? Se uno guarda da Google, dal punto di vista geografico, vedrà che c'è sostanzialmente tra Milano e Como è tutto cemento. Quindi in realtà la città metropolitana di Milano non dovrebbe essere un pezzo della provincia di Milano, ma una cosa molto più vasta, che di fatto esiste già, perché se non ci fossero i cartelli stradali, probabilmente in certe zone di Milano si pensa di essere uscito da Milano ed essere in Campania, invece si è a Milano, e in altre zone del nord Milano si pensa di essere a Milano, invece se è uscito da tempo. Ecco qui leggo gli ultimi commenti. Grazie a voi per l'ascolto, per l'attenzione. Complimenti di Giulia Perna, di Giulia di Perna, poi Tiziana Forzano ringrazia. Vediamo di tutto, uno fa fatica di scriverle, quindi mi sembra il minimo farli vedere. Va Donato, bene, una bella partecipazione. Grazie a voi. grazie, è un'occasione di crescita, questo è un bel complimento. Poi il professor Pistorio. Un saluto alla professoressa De Luca, a Gianni e a tutti gli intervenuti. Poi Stefania De Luca, grazie per la bella serata. Grazie. Ciao Stefania, da Brescia, tutta Bella piena iniziativa la vostra, complimenti. Tutto molto interessante, complimenti. Buona serata a tutti di Gaetano Lucciola. Chissà se si dice proprio Lucciola, perché ci sono quei cognomi dove si sbaglia. Poi tra il nord e il sud c'è questo. Lucciola. È un mio amico. Io mi ricordavo negli anni 90, quando sentivo le trasmissioni sui referendum Roma, il cronista che diceva tavolo fatto a Paderno Dugnano, invece è Paderno Dugnano. Perché noi diciamo mollica e voi, cos'è, voi dite mollica, perché io mi confondo, voi dite mollica o mollica? Non lo so. Se il professoressa italiana dovreste saperlo, so che al nord si dice, io sono. La mollica, la mollica. Allora, noi diciamo mollica. Nel dialetto milanese, nel centro milanese, è mollica. E c'è questo, la sdoppola che si sposta. Mollica. Quindi, ci sono dei casi dove noi lo diciamo con un accento e invece addirittura c'è un comico che si chiama Tommaso Faoro. Lui si fa chiamare Tommaso Faoro, che è uno stand-up comedian di Mestre, ma ha detto che ci sono altri della sua famiglia che si dicono, dicono no, no, noi ci chiamiamo Faoro. Un problema loro. Nello stesso nucleo familiare l'accento salta. Ecco. No, lucciola, Gaetano. Lucciola è l'interpretazione autentica. Bravissimo Pier Paolo Segneri, grazie mille di Gaia Mellidi. Mellidi o Mellini? Mellidi? Mellidi, Mellidi. Io sono del nord, sbaglio gli accenti. Allora, Lorenzo Giuli, complimenti. Roberto Tallini o Tallini, Grazie Tallini. Grazie e complimenti. a voi, grazie a tutti. La registrazione di questa serata, dopo 5 secondi, 5 secondi dopo la chiusura, sarà disponibile. E poi io la scarico, metto anche sul canale YouTube della Cazzavillane ed apparirà anche sul canale YouTube di Libere TV. Ci vediamo martedì prossimo per chi vuole. Grazie, arrivederci.